E siamo presso la Mafra, questa bellissima azienda, siamo nello stand di Mafra con il titolare, il dottor Marco Matteoli. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Bene, la storia di Mafra, c'è una storia antica, mi sembra di capire, di varie generazioni, ce la può raccontare? Sì, seconda generazione, l'azienda nasce nel 1965, coniano lo slogan, allora è veramente innovativo, i cosmetici e la vostra auto. Pensate, nel 1965, dare un payoff all'azienda cosmetici e la vostra auto, quando ancora non c'era la cura e l'attenzione e l'amore per le proprie vetture. E quindi mio padre coniò questo fantastico nome, questo slogan cosmetici della vostra auto, che è il leitmotiv della nostra cultura. Quindi trattiamo e curiamo le auto come se fossero delle donne. Quindi li trattiamo bene, li facciamo sentire bene, li facciamo tutto quello per farle sentire sempre giovani e belle. Beh, però insomma direi che il paragone è ottimo, d'altronde si dice donne e motori, gioie e dolori. Ma il core business di Mafra? Beh, il core business è nato prettamente professionale. Noi siamo i professionisti dell'autolavaggio, i nostri clienti principali sono le concessionarie auto, gli autolavaggi, i detailing center. E da ormai 25 anni il pubblico richiedeva una qualità professionale per il grande pubblico, e quindi abbiamo lanciato da diverso tempo, da 30 anni, una linea dedicata a chi non ha un autolavaggio ma si ama lavarsi le auto a casa. Ah beh, insomma, molto interessante. Poi con i tempi che corrono bisogna dire che questo aiuta. Sì, ma è nata anche una passione, è diventato quasi un hobby, e a volte si è tornati ancora ad amare la propria vettura. Noi partecipiamo agli eventi più disparati, sportivi, quindi anche delle corse storiche come la Mille Miglia, la Winter Marathon, dove ci sono gioielli che valgono milioni di euro, pezzi unici, e quindi il proprietario è gelosissimo e vuole solo prodotti di un elevato standard qualitativo. Ma penso anche che sia infatti prodotti di nicchia, nato appositamente per questi tipi di auto, come dice il dottor Matteoli. Cose di lusso e trattiamole bene. Ma i prodotti, oltre Mafra nasce con tanti prodotti, noto che avete tantissime cose, ce ne puoi illustrare qualcuna? Guarda, nasciamo con tantissimi prodotti, ma con una filosofia aziendale che ci porta avanti e ci fa sentire sempre in avanguardia, una sensibilità all'ambiente. Noi siamo già nel 1982. Parlavamo di ambiente, di rispetto per l'ambiente, e nacque la prima linea EcoMaf con tensiativi vegetali naturali. È qualcosa di avveniristico, se pensiamo all'82, ormai sono passati 40 anni, 30 anni, 30 anni. Sì, 30 anni. 30 anni fa Mafra già approcciava in modo scientifico nei propri laboratori un prodotto a basso impatto ambientale, facilmente utilizzabile da tutti, e questo l'ha resa unica nel suo genere, tant'è vero che siamo l'unica azienda italiana certificata ambientale 14001. Quando nel 1980 ancora la cultura dell'ambiente non c'era, noi eravamo pionieri, non abbiamo fatto solo per fare marketing. Oggi vediamo su molte aziende che pitturano di verde gli stand e i prodotti, facendo percepire che il prodotto è ecologico. No, qui dietro c'è un lavoro di 30 anni di storia dietro questa linea di prodotti, e ci dà grande soddisfazione, perché avere un prodotto ecologico altamente performante che lavora, che ha le stesse prestazioni di un prodotto normale a base petrolio, per noi è motivo di orgoglio, e il mercato ci premia. Questo è bello, questo mi piace, poter unire il business con l'ambiente. È la novità 2013 di Mafra, dove Mafra ha investito parecchi anni di ricerca, è una nuova cera. Il concetto di cera per auto, di protezione, è associato a fatica, lavoro, sforzo, e a volte con risultati non soddisfacenti. Si fanno qualche volta qualcuno che si cimenta con cere non professionali, fa dei pasticci. Noi abbiamo sentito l'esigenza di dare la possibilità a tutti di poter lucidare la propria auto senza fatica ogni giorno, quando si vuole. È un prodotto così semplice da usare che lo si può fare in punta di piedi. Tant'è vero che abbiamo fatto uno spot pubblicitario con una ballerina che riusciva a lucidare l'auto in punta di piedi. È così facile perché è un principio con Carnauba, cera naturale. È un concetto innovativo sul mercato. Finora ci sono le vecchie cere in barattolo che ricordano un po' il film Passo la cera, tolgo la cera di Karate Kid. Ecco, noi abbiamo tolto questi film anni 80, abbiamo messo un prodotto veramente innovativo e facile da usare. Guardate, vi faccio un piccolo esempio. Questo è un cofano di un'auto, basta spruzzarlo semplicemente qui,
e con una passata, guardate. E poi non vedo aloni. Esatto, brava, brava. Non vede aloni e ha, protegge, lucida, per lungo tempo e ha un incredibile effetto seta. Guardate, pronto? Guardi. Immaginate cosa succede con lo sporco o con la pioggia. Quindi la pioggia, lei mi sta dicendo che se piove potrebbe anche succedere che scivola via tutto. Non potrebbe succedere, scivola via. Quindi come... mantenendo via tutte le tossine dell'ambiente che rovinano la nostra carrozzeria, che la rendono opaca e grigia nel tempo, questo la protegge creando uno scudo protettivo. Adesso parliamo di una cosa... Posso prendere la moneta? Parliamo un po' di dati col dottor Mattioli, un po' di dati di Mafra, parliamo intanto... di esportazioni e anche di mercati nel mondo. Mafra ha avuto un grande successo all'estero, è proprio il sinonimo di Made in Italy e di qualità. Ci viene riconosciuto sia in termini di qualitativi sia a livello di style, di modo di approcciare il mercato, in modo di presentarci. Abbiamo quel glamour più che ci distingue dagli altri competitor di altre nazioni e il mercato ci premia. Esportiamo quasi il 51% del nostro fatturato è all'estero, in diverse nazioni, dalle più fredde della Norvegia alla Russia a quelle più calde dell'Asia e del Middle East oppure dell'Arabia Saudita. Quindi sappiamo trattare, curare le auto in qualsiasi clima, in qualsiasi situazione critica. Questo ha creato in noi un know-how e una tecnologia incredibile, e quindi ecco perché abbiamo quasi pensato 300 prodotti per la cura dell'auto.